Abbiamo diversi problemi. Primo, siccome i pannelli emettono luce da un solo lato, vediamo la transizione nell'area dove la luce del pannello diretta non arriva più. Quindi normalmente quando si utilizzano i pannelli con un set come questo, si cerca di evitare che la giacitura del pannello entri nel campo del rendering. Quindi sostanzialmente una cosa che si può fare è ruotare i pannelli e in modo che il loro piano vada a intersecare il fondale in punti che stanno fuori dal campo visivo. Quindi se ripeto questo rendering, beh, non questo, ma quello della vista prospettica, già vedo che l'attenuazione della luce già non mi fa vedere dove finisce l'illuminazione, ok? Quindi già è meglio. Secondo problema, l'intensità luminosa di questi pannelli è bassa relativamente a che? All'illuminazione che io voglio, ma l'illuminazione che voglio è prima di tutto determinata dalle proprietà della telecamera, che era impostata per fare un rendering con il sole. Quindi se io vado qua, mi trovo che ho 100 ISO di sensibilità e un 400esimo di secondo. Beh, qua se sto facendo un rendering di prodotto, comunque di un set, i valori sono decisamente diversi. Posso cominciare a portare questo, per esempio, a un centesimo di secondo, che già è qualcosa di più verosimile, ok? E posso anche aumentare un pochino la sensibilità della pellicola, per esempio contandola, non so, un 200esimo, un 250esimo, a 200, 300 ISO, no? E quindi aumentare la quantità di luce che c'è in questa scena. Quindi già il rendering comincia ad avere un livello di luminosità migliore, ok? Però la luce che sto proiettando è una luce neutra, bianca, e questo rende l'immagine piatta sostanzialmente. Nella realtà, se noi ci immaginiamo, adesso a parte un rendering di un set fotografico dove esattamente i pannelli hanno la superficie che emette la luce è bianca, però se noi immaginiamo che un pannello può essere utilizzato per simulare la luce diffusa che entra da una finestra, per esempio, e da una stanza, no? In quel caso la luce ambiente che viene da fuori e la luce artificiale che viene, per esempio, da un'altra stanza hanno una temperatura diversa, ok? E questo è fondamentale, perché se io prendo lo stesso rendering, che è questo, ok, e do una temperatura alle luci, il risultato cambia notevolmente. Cioè, per esempio, mettiamo che io ho una luce artificiale interna di queste fluorescenti e quindi una luce calda, ok? Già una lampadina gialla, sostanzialmente, quella che si chiama la luce gialla. Se io vado qui dove c'è il colore, vado a prendere un colore della luce più o meno in questa area gialla e vado ad abbassare moltissimo la saturazione, quindi stiamo quasi al bianco, vedete? È un colorino come questo qua, è sufficiente. Perché sennò diventa un'aberrazione cromatica, vengono fuori degli effetti psichedelici da discoteca, insomma. Noi vogliamo soltanto una temperatura della luce, tendenzialmente bianca, però ha un retrogusto, diciamo, giallastro. Quindi mettiamo un colore giallino molto tenue come questo, l'altra facciamo finta che sia una luce che viene da una finestra, che quindi è luce esterna, e gli diamo un colore invece prendendo una tonalità di celeste. Non prendete mai i celesti come ciano, come questi qua, perché sono veramente pessimi come colori, ok? Prendete dei colori che sono più azzurrognoli e anche qui andiamo a abbassare la saturazione moltissimo. Questo piccolo tocco, diciamo, di colore in queste due luci, se andiamo a ripetere il rendering, genera questa mescola. Adesso nel precalcolo sembra molto evidente, adesso che verrà fuori il rendering vedrete che il discorso cambia. Ci sono delle nuance di luce, praticamente, dove abbiamo la sensazione, perché vediamo l'immagine, cioè il nostro occhio vede questa tonalità di colori, dove vediamo che c'è un calore della luce qua e una luce più fredda da questo lato. Questo genera un rendering che diciamo viene percepito come più realistico, perché le luci non sono mai bianche nella realtà, ok? Quindi c'è sempre una tonalità di luce che viene dall'illuminazione di una scena. E se vogliamo luci calde mettiamo un colore giallastro, se vogliamo luci fredde mettiamo un colore bluastro. Ora, questo in V-Ray Perrino si fa dando un colore RGB alla luce, come abbiamo visto. Cioè io apro questo pannello e vado a selezionare il colore che voglio per le mie luci. In realtà
il colore a cui stiamo facendo riferimento si chiama temperatura della luce, e la temperatura della luce si esprime in gradi Kelvin, cioè luci calde hanno temperature che vanno dai, credo, se non mi ricordo male, dai 6000 gradi in giù, ok? E le luci fredde vanno dai 6000 gradi in su, più o meno.